Io arrivo a Genova con Vercellini, dopo 2 anni di Torino con Vercellini. E qui abbiamo trovato un ambiente che ancora doveva diventare grande, però voleva diventare grande. E l'entusiasmo del presidente, tutto l'entourage, ha fatto capire che qui si stava creando qualcosa di importante. Nel tempo già Mantovani aveva fatto le sue scelte con i giocatori, prenotando Vjerkovut e Pellegrini e tutte pare, tutto questo qui. Quindi in quel momento lì stava cominciando a raccogliere i frutti di questo lavoro che già da diversi anni stava coltivando. Penso che quella Sampdoria come gioco sia stata forse la migliore espressione di calcio della sua storia. Poi c'è stato un adeguamento a quello che poteva essere il calcio straniero. Hanno capito i dirigenti, che andando all'estero non bastava più giocare bene, ci voleva più potenza fisica. E questa Sampdoria nel tempo è stata modificata in quel senso lì. L'arrivo di Boskov poi ha completato questa idea e sono arrivati giocatori più prestanti sotto l'aspetto fisico e che si potevano far valere in campo internazionale. Questo è stato un po' il passaggio dalla prima Sampdoria, diciamo, alla Sampdoria di Boskov. Boskov arriva nell'86 e a quei tempi là il direttore tecnico non poteva venire in Italia se non aveva come aiutante un allenatore di prima categoria italiano. Vercellini non vi è confermato, arriva Boskov, il club mi chiede se voglio rimanere, e io rimango volentieri. Quindi Boskov aveva bisogno di me come figura, diciamo, tecnica. Si instaura un rapporto di simpatia, di amicizia e di collaborazione. Il rapporto, secondo me, che l'allenatore deve avere, l'allenatore di seconda, deve avere col primo, è quello di portare al primo tutte le idee, tutte le conoscenze, tutte le notizie che ha. Il primo sceglie, poi se ha dei dubbi allora si può intervenire, chiede, cioè senza volere stravolgere quello che è la figura dell'allenatore. L'allenatore ci mette la faccia, è responsabile, è lui la guida, è lui il generale. Se il generale ha dei dubbi è chiaro che naturalmente c'è poi modo e modo di far arrivare la notizia. Ogni tanto magari si arrabbia con un giocatore, allora in quel momento lì lasciamo perdere, poi dopo piano piano si ricostruisce la cosa, si mette. Cioè è un lavoro di ricucitura, è un lavoro dietro le quinte, è un lavoro per cui bisogna essere portati. Se uno vuole essere primo attore va da solo e allora. Ma se vuole fare questo mestiere deve stare nell'ombra, non dare fastidio all'attore in prima e essere sempre positivo e propositivo. Bisognerebbe parlare di Boskov prima come personaggio e poi come allenatore. Come personaggio e come persona è stato una grandezza infinita, di una cultura enorme, perché ero laureato in storia, e di una capacità di tenere il gruppo incredibile. Quello che appariva dal di fuori poi nel tempo, si pensava che lui fosse un burlone. Boskov era molto molto attento a tutti i minimi particolari. E con me si è creato un rapporto di rispetto, di stima e di amicizia, perché tra l'altro abitavamo nella stessa villa, andavamo al campo insieme, le famiglie si frequentavano, ma alla base c'era la grande personalità di questa e la grande stima nei confronti di tutti quanti. Quindi con l'arrivo suo lui porta un'idea che a noi sembrava nei primi momenti astrusa. Lui usava dire: noi siamo Sampdoria. E noi ci dicevamo: che vuol dire siamo Sampdoria? Non siamo niente per ora. Abbiamo vinto una coppa. Ma lui però ha immesso nel club l'idea dell'immagine della Sampdoria, che doveva avere un'immagine. La divisa,
nessuno va in televisione senza cravatta, il rispetto delle regole, tutte queste cose qui che hanno dato al gruppo un indirizzo, naturalmente completato dagli arrivi che il presidente si poteva permettere. Essendo mantovani mi vengono i brividi, perché una persona di quella correttezza, di quella semplicità, di quella personalità e nello stesso tempo di quella serenità è difficile trovarla. Quando la squadra si identificava in lui, quando la squadra perdeva, il primo pensiero era chissà cosa pensa quell'uomo là, questo era il rapporto proprio. E lui, quando stava un po' con la squadra il sabato, nei ritiri, così, quando capitava, si vedeva un uomo felice, un uomo sereno, aveva un sacco di problemi già, una cosa e un'altra, però quell'ambiente lui viveva. Era un uomo di straordinaria grandezza e di grande munificenza. A Berna siamo arrivati un po' messi male per stanchezza, infortuni, Vialli che mezzo ceccato. A Göteborg si ci giocava la vita, perché fosse andata a buco anche lì, non so cosa. Il campionato è stato il compendio di un periodo d'oro, dove la squadra per anni era sempre qualificata in UEFA, ha fatto diverse finali in più. Cioè, la squadra che fa 3 finali europee in 3-4 anni è una cosa inimmaginabile. È mancata la ciliegina di Londra, perché lì sarebbe stata proprio la consacrazione a livello mondiale. Ma ogni tappa è stata una soddisfazione e un godimento, diciamo, incredibili. Quando io arrivo nell'84 alla Sampdoria, Lippi è allenatore della Primavera. E oltre al fatto che sul campo io andavo spesso a vedere le partite, perché qualche giocatore che magari poteva interessare, lui frequentava gli allenamenti della prima squadra, e poi si era creato un legame anche, diciamo così, amichevole, extra calcistico. Poi succede che lui va alla Juventus nel 94 e mi chiama per dirmi se volevo andare. E da lì è nato questo sodalizio, che è durato, ricco di soddisfazione, fino al 99 alla Juventus, poi 2 anni all'Inter, e poi si è interrotto a distanza di un paio d'anni. Lippi finisce con la Juve e va alla Nazionale, mi richiama e lì torniamo insieme e facciamo il biennio 2004-2006, 2008-2010. Prosegue poi a distanza, nel 2012 credo, si va in Cina e lì si sta per 5-6 anni in Cina, avanti e indietro dall'estremo oriente. Quando tornavo qui è chiaro che era come tornare a casa, perché rivedere i colori, vedere lo stadio, rivivere certe emozioni era come tornare a casa. Poi le persone che in quei momenti lì erano quelle che frequentavamo noi gli anni precedenti, per cui era un tornare a casa, insomma. È chiaro che ci sono ancora tifosi con i quali mi frequento, con i quali mi vedo, con i quali scambio delle impressioni, anche se poi, stando molto in Cina in questi ultimi anni, ho perso un po', diciamo, il fil rouge di questa società. Però è sempre un piacere vedere la Sampdoria, e colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti i tifosi della Sampdoria.